Basseriana News? Davvero? Ciao, amici di Basseriana News. Pensate di essere a casa mia? No, io oggi non sono a casa mia. Sono nella casa di una persona che ha inventato queste note musicali. Sentite? Questa musica l'ha composta un grande autore della disco dance internazionale. Siamo a casa sua. Io voglio presentare... Occhiale, presenti tu? Sì, dai. Allora, presenta... No, vi vergogno. Allora, chi occorre per presentare un personaggio della disco dance europea internazionale? Una brava giornalista. Certo, una fantastica giornalista televisiva. Lei. Chiamala. Mamma. Ma come mamma? Mamma Jessica. Signore e signori. Jessica Costanzo. Ciao, ci vediamo la prossima volta. Dove erano finiti i miei occhiali da sole, addirittura Ghislandi è riuscito a farli parlare, quindi questa sarà una giornata piena di sorprese e insieme a me non solo appunto Ghislandi che abbiamo appena salutato, ma un grande artista che proviene dalla Valle Seriana, quindi noi ne siamo ancora più orgogliosi, come appunto Paolo, conosciuto come P-Lion. Siamo partiti con le note di questo brano che abbiamo ballato davvero tutti e che continuiamo a ballare tutt'oggi. Com'è cambiata la disco dance? Com'erano quegli anni? Raccontaci un po' com'è stato scalare le classifiche d'Italia ed Europa. Beh, ci vorrebbe un pomeriggio intero, però vabbè, cerchiamo di ridurre un pochino la cosa. I primi anni 80 sono stati un periodo, secondo me, molto particolare, perché la cosiddetta Italo Dance, che ha avuto come precursori Fratelli La Bionda, vari studi di Bologna come lo studio di Mauro Malavasi, ha dato la possibilità all'Italia in quel periodo di venire rappresentata musicalmente nel mondo con qualcosa di diverso che non fosse la solita tra virgolette musica tradizionale o la musica napoletana o l'opera, per dire. E quindi sono stati veramente 4-5 anni spettacolari, perché noi, io con tanti altri miei colleghi, come può essere, che ne so, Gazebo, Sandy Marton, Tracy Spencer, Iri Gheira e tanti altri, ci si trovava in tutta Europa in classifica con Michael Jackson, i Queen, gli Spandau, i Duran. E quindi è stato un periodo molto molto particolare. Peccato che è durato un po' poco. Oggi comunque siamo qui in uno studio che ci fa vedere cosa c'è dietro alla creazione di un brano, perché oggi appunto la tecnologia sta un po' influenzando il modo diverso di creare, di comporre, ma quello che dicevamo anche prima era che dietro a questi brani c'era un'idea del talento e ovviamente anche della conoscenza musicale. Sì, diciamo che c'era un approccio completamente diverso. Oggi, come vedi, la situazione è abbastanza ridotta. Tra l'altro, questo è lo studio dove io collaboro da 5 anni con Valerio Baggio e Herbert Bussini, che sono i creatori dei progetti dei CRE estivi, di cui magari parleremo poi. Allora si andava ancora in studio e registrazione, per cui c'erano queste magnifiche strutture che oggi purtroppo in Italia ne sono rimaste pochissime, molto specialistiche. Per farvi un'idea, non so se avete la possibilità di andare su internet, basta andare su Abbey Road Studios e vi rendete conto di che erano gli studi dove c'erano i Beatles e tanti altri. E da lì vi rendete conto di quelle che erano le tecnologie a disposizione allora, che erano costosissime, al contrario di oggi, che con l'informatica, con l'evoluzione dell'elettronica, dei microprocessori sempre più veloci, un ragazzino si può acquistare un portatile normalissimo, un paio di software, e se ha le idee giuste può creare musica e può anche pubblicarla. Perché allora c'era, diciamo, una trafila particolare, nel senso che dovevi proporre il pezzo a un produttore, il quale poi lo proponeva a un'etichetta, la quale poi la proponeva alla casa discografica,
la quale poi decideva se pubblicarlo oppure no. Oggi con $49 attraverso uno dei tanti aggregatori, cosiddetti aggregatori che esistono su web, nel giro di 2 giorni tu sei presente su iTunes, Spotify, Amazon, Google Play, Vodafone Music e tutti gli altri distributori di musica su internet, per cui è cambiato tutto. È cambiato tutto ed è cambiato anche il successo, però mi è piaciuto un aggettivo che ho usato, è molto più veloce produrre un brano e pubblicarlo, ma anche il successo ormai è, insomma, artisti che resteranno nella storia come te, come i tuoi colleghi per così tanto tempo, diciamo che non ce ne sono più da un mese con l'altro, da un'estate con l'altra, le produzioni sono talmente tante che è difficile emergere. Sì, credo che questo però sia un fenomeno più legato, se vuoi, al discorso della musica commerciale fine a se stessa, per cui oggi tendono a produrre, per esempio, l'album dopo che sono usciti 4-5 singoli, oppure ci sono periodi ben specifici, vediamo per esempio qui da noi, caso vuole che ci sono questi 4-5 pezzi che parlano proprio dell'estate, anche nel testo, chissà come mai, e che sono spinti dalla pubblicità del gelato piuttosto che del distributore di telefonia o cose di questo tipo. Per cui sul versante commerciale può essere vero. A mio avviso in musica bella ce n'è stata, ce n'è, ce ne sarà sempre. Oggi forse è un pochino più difficile scoprirla, perché abbiamo i mezzi per andare a cercarla, perché internet è uno strumento formidabile da quel punto di vista. Il problema è, per fare un paragone stupido, divertente se volete, è come quando io vado al supermercato e ho voglia di yogurt e mi trovo una fila di 45 metri di yogurt e non so più quale scegliere, tante volte torno a casa senza nulla, e per cui mi metto anche nei panni appunto di chi vuole cercare un tipo particolare di musica o sa dove andare già di partenza, altrimenti si trova sommerso da un'offerta che sinceramente è diventata esagerata. Ecco, quindi invitiamo un po' tutti a continuare a cercare in modo da non soffermarsi alle pubblicità televisive. E oggi Pilion cosa fa? Qual è la tua attività, diciamo, principale qui a Bergamo, tra l'altro in una struttura anche molto bella, che cosa fate? Beh, qui come dicevo prima, io sto collaborando da 5 anni con Valerio Baggio e Herbert Bussini, che sono i creatori dei progetti del CRE. Per farvi un esempio, quello che tanti ragazzini possono trovare negli oratori durante appunto i centri ricreativi estivi. Collaboro con loro perché con Valerio ci siamo incontrati quando avevo quasi ultimato il mio ultimo studio vero, che purtroppo ho chiuso nel 2012 perché ormai diciamo non c'era più richiesta, per cui era diventata un'impresa insostenibile anche a livello economico. E Valerio ha avuto il buon cuore di darmi questa possibilità e collaborare con loro per la parte tecnica, per cui diciamo più come ingegnere del suono che non nella parte musicale, perché lo fa lui sia come compositore che come produttore e come arrangiatore. E quindi sono qui, qui lavoriamo molto bene, oltre al progetto del CRE io mi sono dedicato anche a altre produzioni, anche nell'ambito del jazz, ma non solo, perché ai tempi sono stato anche collaboratore del CDPM, vicepresidente del CDPM, avevo uno studio di registrazione anche lì, per cui tanti musicisti comunque sono rimasti, tra virgolette, legati al mio modo di confezionare il prodotto finale. Che ne so, per dirti Roger Rota, che è un sassofonista, jazzista, gli ultimi 10-11 dischi li ha fatti con me perché ci troviamo bene, c'è questa sinergia e di sensibilità nella ricerca dei suoni, dell'ambientazione. E quindi questa è una cosa che mi dà molte soddisfazioni.
Il resto, sì, mi occupo ancora di musica personalmente, perché io un po' di brani nel cassetto ce li ho, però è ovvio che non sono più legati a quello che, come ho detto prima, è un periodo che ormai è passato. Infatti, cioè, P. Lion, se è ancora conosciuto, è comunque per Happy Children e per Dream, che sono i due pezzi del 1983-84. E quindi quando capita di fare qualche data nostalgica, è ovvio che propongo quelli, e li propongo nelle versioni originali. Ecco, io andrei a chiudere con questi due brani che comunque conosciamo tutti, perché per la melodia, per il testo. Una mia curiosità personale: come sono nati? Cosa c'era dietro questi brani? Cosa volevi comunicare al pubblico? Beh, dietro c'era tantissima spontaneità e, se vuoi, tanta ingenuità, perché comunque non erano né Dream né Happy Children, sono stati dei progetti fatti a tavolino, pensando di scalare chissà quali classifiche o di vendere chissà che cosa. Proprio per questo sono, secondo me, dei prodotti che ancora funzionano, perché spontanei, perché veri, perché ancora suonati, tra l'altro. Happy Children, contrariamente a quanto si può credere, anche Dream, di computer c'è poco o niente, perché il batterista c'era e ha suonato la batteria, i sassofoni sono veri, le tastiere me le sono suonate male, tutte io, pian piano sovrapponendole, però suonando tutto. E oggi ci sono programmi, anzi mi aspetto che fra pochissimi anni uno, non so, aprirà il computer e dirà: guarda, oggi componimi una canzone melodica che abbia una chitarra, che abbia una batteria con le spazzole, magari con un organo Hammond, perché oggi il mio morale così un pochino, e il computer te la farà, perché avrà ormai talmente tante informazioni che potrà costruire un qualcosa che sembra nato da un compositore, ma che altro non è che un insieme di pezzi presi da una parte e dall'altra, come è successo del resto con i primi pezzi della dance prodotta da DJ, che andavano a pescare il groove di batteria famoso di un gruppo, poi ci mettevano il giro di basso di un altro, poi ci mettevano le voci di qualcun altro, bravissimi a mettere insieme queste cose, ma quello non è creare musica, quello è essere un bravo arrangiatore. Ecco, torniamo al concetto di prima: la conoscenza comunque di un buon compositore sarà sempre insostituibile, e bisognerà comunque che anche i giovani si confrontino, no, con questo discorso di conoscere gli strumenti e di conoscere poi quello che si va a fare, nonostante le capacità che ci dà una macchina come un computer. E quindi sì. Quello assolutamente. Io, quando c'è qualche giovane o qualche ragazzo che mi chiede qualche consiglio, io comunque dico sempre che ci vogliono due cose fondamentali: la passione e il cuore. La passione, perché comunque se non ti impegni sia nello studio dello strumento che vuoi imparare, o anche dello stesso computer, perché comunque sì, tu puoi comprarti un software, ma saperlo usare e sfruttarlo per tutte le possibilità che ha, se non studi non ci capisci nulla. E cuore, perché comunque alla fine la musica non è né le note, né i suoni, né quello che stai dicendo, né quello che stai cantando, ma è quel qualcosa che arriva, che non sai descrivere, che però ti emoziona, ti fa venire la pelle d'oca.